partecipato, secondo me nel convegno è stato rappresentato agli incontri nelle varie zone pastorali che si sono svolti in queste settimane, per Termoli, zona pastorale di Termoli, le tre sottozone, chiamiamole così, cioè le parrocchie del centro, le parrocchie oltre il centro, Carmelo Crocifisso e Sacro Cuore, le parrocchie più periferiche, San Francesco e San Manuele degli Angeli. Poi la zona di Montenero Castelmauro ha avuto anche lì tre luoghi di incontro, uno a Guglionesi per le comunità di Guglionesi, Pedacciato e Montegilfone, uno a San Felice del Molise per le comunità, diciamo, San Felice, Castelmauro, Montemitro, e uno a Montenero per Mafalda, Tavenna, Montenero e Palata. Poi la terza zona, Larino, con incontri a Campomarino e a Larino, e infine la zona di Santa Croce con incontri a Santa Croce e Casa Calenda. Ovviamente poi all'interno di questi luoghi si sono costituiti, a seconda del numero, più gruppi, perché l'obiettivo, come abbiamo detto la volta scorsa, era quello di non avere più di 10, 12, 13 persone per gruppo. Siccome, ecco, tranne forse, diciamo, è stato tranne forse a Montenero più di due gruppi, il grosso del lavoro è stato fatto sulle prime due domande, perché il criterio era un gruppo solo la prima domanda, il primo cantiere, due gruppi il primo e il secondo cantiere, se c'era un terzo gruppo anche il terzo cantiere. Di fatto, nelle cose che sono arrivate, solo un caso ha affrontato il terzo gruppo, per cui io la sintesi la concentrerei sui primi due cantieri, perché il terzo non è rappresentativo, non essendoci stato affrontato in diversi luoghi. In linea generale, che cosa emerge? Diciamo che ci stiamo rodando in questa esperienza e soprattutto stiamo imparando il suo metodo. Per cui, da un lato, ecco, già si vede, no, la struttura, la conversazione spirituale, quest'idea del parlare nell'orizzonte, del parlarci per ascoltare noi, ascoltare lo spirito. Quindi, ecco, questo è in positivo. Forse qualcosina da migliorare è stare un po' più attenti alle sintesi, no? Perché a volte sono arrivati più dei verbali che non delle sintesi, cioè nel senso che c'era una specie di trascrizione degli interventi, ma primo giro, secondo giro, ma la sintesi a volte era un po' così, e anche un po' la tempistica, stiamo attenti, il Vescovo richiamerà. Probabilmente in molti casi la sintesi è stata scritta la sera stessa, poi mi è stata inviata dopo, però è molto importante che la sintesi di quello dei gruppi avvenga o la sera stessa o il giorno in cui ci si vede o il giorno dopo, perché altrimenti si perde, per usare Heidegger di cui parlava il Vescovo, la tonalità emotiva presente nel gruppo, quindi dobbiamo stare un po' attenti a questo. E allora, dopo queste note di carattere generali, veniamo un po' a quello che ho cercato di fare come sintesi. Ecco qui, ho davanti a me tutte le sintesi che sono pervenute, spero non si sia persa nessuno lungo la strada. Vi pregherei le prossime volte di non mandare queste cose. Bene, cantiere numero uno, il cantiere della strada e del villaggio. La domanda, perché è un parlare sempre guidato, non è un parlare dove... Come il nostro camminare insieme può creare spazi di ascolto reale della strada e del villaggio. Contributi che aiutino a indicare piste per allargare la base dell'ascolto sinodale e la interazione con le realtà che vivono sul territorio. Dunque, la prima grande questione che è emersa nei diversi gruppi è stata quella dell'ascolto. L'ascolto rimane la parola chiave, un ascolto che deve avvenire secondo una duplice direzione: ascolto dell'altro, cioè di Dio, della sua parola, ascolto degli altri, cioè dei fratelli. L'ascolto, come tante volte è risuonata questa idea, chiede empatia, superamento dell'indifferenza, uscita dall'individualismo e da quella, ecco, non è stata usata questa parola, ma la usiamo perché esprime bene il senso, che il Papa chiama nel messaggio per il patto educativo globale l'egolatria, il culto dell'io, io.
riconoscendosi bisognosi dell'altro. Un ascolto che diventa camminare insieme, sinodo appunto, nella logica della gratuità e nel desiderio di rendere l'altro partecipe della bellezza e del bene che si è sperimentato dall'incontro con Dio. Un ascolto non saccente né invadente, un dirigersi verso l'altro consapevoli che tanto l'altro può giovarsi di me, quanto soprattutto io posso giovarmi e imparare dall'ascolto dell'altro. Primo punto. Secondo, dall'esigenza dell'ascolto alla determinazione di chi ascoltare. Certamente non possiamo escludere nessuno, ma ci sono alcune tipologie di fratelli verso i quali, come già diceva il documento generale del Sinodo, siamo in debito di ascolto e ai quali più avvertiamo l'esigenza di rivolgerci. Coloro ad ascoltare di più, emerso nei vari gruppi, ancora una volta sono i giovani, che sono sempre più lontani dalla vita della Chiesa, non solo perché non frequentano la Chiesa, ma perché ormai non capiscono proprio più la proposta della Chiesa e soprattutto non la vedono come un'opzione buona per la loro vita. La distanza tra giovani e fede cresce sempre di più, di fronte anche ad adulti che non sanno, non riescono più a trasmettere, raccontare la fede ai giovani. Per riprendere sempre il discorso sul patto educativo globale di Papa Francesco, il venire meno della solidarietà intergenerazionale, che è la conseguenza del cambiamento d'epoca, no? Perché se io vivo con alcuni paradigmi e il tempo che è cambiata, finché riesco ad entrare dentro i paradigmi nuovi, sono cambiati anche questi, e quindi è chiaro che la solidarietà intergenerazionale non c'è più, inevitabile. La distanza, allora, non ci nascondiamo anche una estraneità o non conoscenza dei linguaggi e delle categorie di pensiero dei giovani, per cui a fronte di esperienze positive con loro, che pur ci sono e sono state documentate dai gruppi, poi si avverte la profonda difficoltà ad entrare in relazione con il mondo dei giovani. È stata auspicata da più gruppi di ripensare il mondo degli insegnanti di religione cattolica, che rappresenta una grande chance di contatto con tutti i giovani. Quindi chi ascoltare? I giovani, la prima priorità. Seconda priorità, le famiglie. Certamente quelle che vivono un disagio, crisi, famiglie che magari hanno un malato, un disabile, ma tutte le famiglie, spesso lasciate sole e senza direzione nell'educazione dei ragazzi. Le famiglie che andrebbero coinvolte di più nella vita della Chiesa, sia sfruttando i percorsi dell'iniziazione cristiana dei figli, sia creando percorsi di catechesi pensati specificatamente per loro. Vi è poi il mondo degli anziani e dei nonni, il vero pilastro della società, dal ruolo imprescindibile per le famiglie, anziani o nonni che tanto ai quali tanto si chiede, quanto meno, ancor meno sono ascoltati, insomma, vivono situazioni spesso di solitudine. E dentro le famiglie un ascolto particolare delle madri, che, come è stato detto da più gruppi, sono le colonne portanti della famiglia, anche coloro che più di tutti conoscono i figli, i loro problemi e come aiutarli indicando soluzioni. E ancora, il mondo della sofferenza, la disabilità, la malattia, rispetto al quale abbiamo la grande possibilità rappresentata dai ministri straordinari della comunione. Quindi, ascoltare, chi ascoltare, terzo passaggio, come? Ovvero la questione dei linguaggi da impiegare e delle conoscenze da avere perché l'ascolto sia volto all'aiuto, o meglio, divenga un servizio e non si risolva solo nell'ascolto di sfoghi, ma dia vita alla relazione con l'altro, i suoi bisogni e le sue domande. Per ascoltare bene occorre conoscere chi si ascolta, cosa vive, come pensa, i linguaggi e gli universi categoriali e di pensiero che lo orientano nella vita e lo determinano nelle scelte. Siccome però su questo ecco emerso, io sto riferendo, non è solo pensieri miei, magari le esprimo in un, però queste sono cose scritte. Magari nessuno scrive universi categoriali, ma ho cercato di dare un po' di forma a quello che dite voi, non a quello che... non vorrei dare l'impressione che voglio comunicare quello che penso io.
L'altro aspetto, siccome però su questo non riusciamo ad essere adeguati, qui c'è stata, emerge più volte un senso di inadeguatezza, emerge allora il bisogno di formazione, di formarci all'ascolto, nel senso di imparare i linguaggi che sono usati e soprattutto conoscere gli ambienti di vita, i mondi, il territorio con i suoi bisogni. Altrimenti non riusciamo ad imprimere un servizio per rianimare, ad esprimere, scusate, un servizio per rianimare le comunità. Dunque la necessità non più posponibile di una formazione umana, spirituale, specifica per imparare linguaggi, capire i bisogni ed elaborare risposte adeguate. Che cosa fare, quarto passaggio, concretamente per realizzare questo ascolto? Creare spazi di ascolto, magari entrando nelle case, con grande discrezione e rispetto per chi vi abita, avere luoghi dove tutti devono sapere che sono ascoltati, tempi e spazi di ascolto, avere momenti pubblici di ascolto, creare gruppi di preghiera, come diciamo prima, percorsi per le famiglie, e coinvolgere in questo ascolto anche persone, diciamo così, tra virgolette, carismatiche, per avviare cammini e insistere su alcuni percorsi che sono o si stanno rivelando particolarmente fecondi. Da questo punto di vista, diversi gruppi hanno fatto riferimento all'esperienza delle 10 parole, ai percorsi seminari per coppie tenuti anni fa a Larino, all'esperienza di una luce nella notte, all'esperienza degli oratori estivi. Non si capisce perché queste iniziative, dopo il furore iniziale, poi vengono abbandonate. Da un gruppo, più legato un po' al territorio di Termoli, è venuta anche l'esigenza di promuovere una missione cittadina. Infine ancora, ultimo aspetto, interagire con chi già si dedica all'ascolto, cioè interagire con tutte quelle associazioni del territorio che sono luoghi attrattivi e di partecipazione per tante persone. C'è più gente che frequenta le iniziative della Prologo che non le nostre. Questa è la sintesi del primo cantiere. Il secondo cantiere, il cantiere della ospitalità e della casa. Come possiamo camminare, il titolo era, insieme nella corresponsabilità, come passare da una collaborazione ad una corresponsabilità all'interno delle nostre comunità. Il fatto è che la parola collaborazione, secondo l'etimologia latina, è esattamente uguale a corresponsabilità, perché i collaboratori sono quelli che lavorano insieme senza istituire gerarchie di ruoli. La parola corresponsabilità viene percepita come una svolta nel vivere la Chiesa, in quanto essa segna il passaggio da una visione in cui, tra virgolette, ci pensa il prete e le suore dove ci sono, a una in cui ci sentiamo coinvolti, i battezzati, in prima persona, nella vita e nella missione della Chiesa. Rispetto a questa corresponsabilità si documentano nei gruppi una serie di fatiche e aspetti positivi. Tra le fatiche si fa fatica ad essere comunità, a creare unità dentro e tra le realtà delle comunità, nel rapporto con il parroco e nel rapporto tra le diverse esperienze presenti nelle comunità. Si fa fatica a interagire e a camminare insieme. Il vero problema, il vero ostacolo alla corresponsabilità viene avvertito nella mancanza della condivisione. La condivisione appare come la premessa della corresponsabilità. C'è una fatica a ragionare secondo il noi. È anche un certo timore, soprattutto nei laici, per cui tanti di essi si sentono inadeguati o si sentono giudicati o vengono fatti sentire inadeguati e preferiscono non coinvolgersi di più e in prima persona nella vita della Chiesa. Non ci si mette in gioco anche perché non sempre ci si sente membri o pienamente appartenenti alla famiglia della Chiesa. Disagi e difficoltà che però vengono superati, come attestano alcune esperienze diverse nei vostri gruppi, quando vi è la fiducia reciproca e soprattutto quando si condivide e ci si confronta. In realtà quello che è emerso anche qui, che più si approfondisce la fede, più si ascolta la parola di Dio, più si vive la fede, più cresce la consapevolezza,
il senso di appartenenza e la partecipazione, la disponibilità a dare il proprio contributo nelle varie realtà, che sia il coro, che sia la catechesi, che siano le opere di carità, le attività estive, tutto ciò come servizio, non come prestazione. È il cammino di fede che ci fa passare, come diceva qualcuno, dal mero fare per abitudine ad uno stile di vita nuova. Dunque la crescita spirituale delle persone, delle comunità, muove verso la corresponsabilità. In breve, condivisione e senso dell'appartenenza in vista della corresponsabilità che più che il fare concerne la missione dell'annuncio del Vangelo, diceva il Vescovo. Occorre fare le cose insieme e da questo punto di vista si avverte ancora la mancanza di momenti di condivisione, l'esigenza di non ridurre tutto a discussioni sterili, la preghiera diceva parlarci addosso, ma dare fiducia a tutti, essere umili e mettersi in ascolto dell'altro e di tutti gli altri. Rispetto al tema della corresponsabilità emerge e si riconosce il ruolo del consiglio pastorale parrocchiale, gli organismi di partecipazione, dove però è emerso anche che non sempre c'è chiarezza sul suo senso o fiducia verso i laici, sia di fatto che di principio, visto che alcuni hanno rilevato che in fondo ha un valore soltanto consultivo, no? Se questo senso di non sentirsi considerati e corresponsabili vale per la realtà parrocchiale, viene avvertito ancora di più per la realtà diocesana, dove si percepisce una distanza grande tra ciò che la diocesi propone e la partecipazione e il coinvolgimento dei laici nella determinazione delle scelte pastorali diocesane. Ancora, i sacerdoti dovrebbero evitare il rischio di voler tenere tutto sotto controllo, imparando a fidarsi e a cedere cose e competenze a persone che magari hanno più dimestichezza con determinati ambiti. Si è fatto riferimento ai consigli per gli affari economici, al fatto che magari in tante questioni di diverso genere, legislativo, di eccetera, ci sono persone che per lavoro, per professione, ne sanno più di noi dei preti. D'altro canto, ecco, questa corresponsabilità, anche un altro aspetto che è verso, condividere, no, ed essere corresponsabili non vuol dire una chiesa dove non ci sia chi guida. Cioè la corresponsabilità è emersa non alternativa alla guida. La chiesa rimane una comunità guidate e le comunità avvertono l'importanza della guida, così come alcune comunità hanno, almeno in alcuni incontri, espresso questo sentirsi un po' abbandonate o comunque private di una guida. Ecco, io spero, questo è quello che un po' è venuto fuori mettendo insieme queste sigle.